Palazzasso accompagna la storia delle nostre famiglie da 5 secoli. Le radici dei Galleani d'Agliano risalgono all'inizio 1200, originari di Nizza. Gli antenati sono stati dei valorosi uomini di armi e di mare. Nel 1500 il primo Galleani era Giovanni il Corsaro, era chiamato. Fino a che il figlio di questo Giovanni il Corsaro sposò una nobildonna qua piemontese che gli portò in dote il Palazzasso. E proprio da qua inizia il forte legame della mia famiglia con questa casa. Fin da bambino io ho trascorso qua le mie estati. Il mio legame col Palazzasso quindi si è rafforzato sempre di più e diventato sempre più profondo. Passati 500 anni di storia che hanno attraversato epoche di massimo splendore, quando mio antenato, che era viceré di Sardegna, ampliò anche proprio la tenuta con la tipica facciata che oggi abbiamo a mattoni, fino a dei periodi purtroppo più bui, che anche più recenti, durante l'occupazione tedesca, durante la Seconda Guerra Mondiale. Vedere questa casa così vissuta solo nel periodo estivo e poi chiusa tutto l'inverno mi rattristava, e per questo mi ha stimolato a fare la scelta di venire a vivere qua e cercare di rifarla rivivere, di rimetterla come ai tempi, diciamo, quando era vissuta per tutto l'anno. In quegli anni nasce anche il mio legame con Francesca, che poi diventa la mia futura moglie, che coraggiosamente mi ha sostenuto con questa scelta che poi sinceramente è anche difficile, e si è trasferita qui dalla città. E questo è stata una scelta che poi alla fine ha portato dei risultati positivi, anche proprio il fatto di poter crescere i nostri figli in questa realtà, in questo ambiente che comunque è molto diverso da quello di una città. E nello stesso tempo è riuscita a legarla anche alla casa, alla famiglia e comunque alle loro radici. Palazzasso è una casa che ti entra dentro, è come se ti parlasse. In questi 25 anni qui, al fianco di Andrea, ho imparato a conoscerla, a rispettarla, ad amarla in ogni sua sfaccettatura. Ne amo le imperfezioni, mi piacciono le cicatrici dei suoi muri, i suoi segni del tempo che mi dà l'impressione che raccontino più di 1000 parole. Amo i suoi oggetti, amo guardarli, amo il loro passato. E amo ora accogliere gli ospiti. È nato quasi come per gioco. È diventata un'esperienza meravigliosa, unica. Mi piace accoglierli, mi piace coccolarli, seguirli e in una certa maniera accompagnarli in una specie di salto nel tempo. Sì, perché ogni volta li vedo veramente arrivare come ospiti, ma quando partono li sento un po' amici e mi piace pensare che nel loro cuore si portino in giro nel loro mondo, nella loro casa, anche un pezzetto della nostra casa, di questa amata Palazzasso che amo vedere rivivere con loro.